cacciati e benvenuti su questo nuovo episodio di Spider-Man. Io sono ora al limite e non vedo l'ora di giocarci. Stiamo calmi, stiamo tranquilli. Eravamo rimasti, abbiamo preso Fisk. Allora, dobbiamo andare lì. Però ci metteremo un po'. Effetto un lancio di appiglio. Parker, dove sei? La commissione sarà qui a momenti. Dobbiamo collaudare i macchinari. Sto arrivando! Sono a pochi isolati! Mi toccherà fare da solo! No, no! È pericoloso! Ma che è pericoloso? Ammiro l'entusiasmo del dottore, ma a volte rischia di metterlo nei guai. Devo essere lì prima che si faccia male. Chi dottore? Va bene. Vabbè. Non ho ancora acquistato sta padronanza. Ci vediamo direttamente lì. Ci siamo? Che figura di merda. Dai, che stiamo qui. Devo solo camminare. Dai. Ah, eccola, la porta. Benissimo. Mezz'ora che la stavo a cercare. Cominciamo subito questa bellissima missione. Che cosa ho qui? Adesso, in questo momento. Scusa il ritardo, io... Oh. Un nemico che non ho mai affrontato e non ho mai sconfitto, bene. Hai iniziato senza di me. La direttrice della commissione sarà qui a momenti. Tranquillo, Parker. È una mia invenzione, direi che posso gestirla. Beh. Ma dissimatore. Accidenti. Che c'è? Non dovremmo fermarlo. Non ancora. Guarda come gli si fondo, no? Resista. Dottor Octavius, tutto bene? Un altro imprevisto. Ma ci siamo. Lo dici tu. Insomma. Siete feriti? No, ma è tutta colpa mia. I livelli di energia hanno superato le previsioni. Per certi aspetti è sicuramente uno sviluppo molto promettente. A giudicare dall'odore non si direbbe affatto. Glielo assicuro, la prossima Cerchiamo fase... Cerchiamo di non correre troppo. Possiamo discuterne da qualche altra parte? Sì, decisamente. Un po' più respirabile. Prenditi tipo la giornata libera, Peter. Ma ne parliamo dopo. Non ha fatto. Vabbè. Mi ricorda vagamente il primo film di Spider-Man. Disastro. Vai. Perché non è intervenuto il dissipatore? Doc mi ha lasciato la giornata libera, ma devo capire cos'è andato storto. Muovi il braccio. Pessima forma, amico mio. Beh, il braccio si muove. Decisamente troppo. Sì, si muove. Octavius. Vediamo qual è il tuo problema. Va, vedi va. Octavius Industries. Allora, percorso servomeccanico danneggiato, connessione servomotore, controllo voltaggio potenza. Il circuito è bruciato. Accidenti. Se fossi stato presente al collaudo me ne sarei accorto. Centralina energetica, braccio e tacine. Crea una connessione tra il muscolo, il modulo iniziale verde e il con... vabbè, pure facile. Ah, 5 pezzi. Scusa, come la prendo? No, rimuovi. Ok, non sono ancora pronto. Questo no. Questo ma si può girare? Sì, ruota. Ok. Quindi questo qua mi serve qui. Ah, c'è davvero tutto, eh. Questo qui mi piacerebbe. Si può ruotare? Questo è l'unico bloccato, quindi a me serve uno di questo. Ruotato. Ce lo buttiamo qui.
qui scendo. Perfetto. Qui all'angolo. Ah, pensavo che ce l'avevo così. A posto. Così facile. Componente riparato. Ok. Alcuni moduli il servocomando. Ok. Quindi questo deve passare per forza giù. Questo lo buttiamo. Mi farà un trabocchetto? Allora, ho fatto male i conti. Perché questo mi deve girare. Ok. Ah, ci stanno pure le direzioni. Questo deve andare dritto. Qui deve girare. Ok. Qui deve andare dritto. Deve girare per forza. Giustamente. Però non passa. Ho fatto una boiata. No, allora questo qui, facciamo così. Questo deve stare per forza qui. E non ce n'abbiamo altri. Questo si deve muovere. Questo si... Però vedi, c'è un piccolo problema in fondo. A me me ne serve uno. Ah, aspetta, ma ci sono questi liberi. Mica devo sfruttarli così a cazzo. Uno dritto, ok. E uno che va per forza giù. Perfetto, direi. Questo va qui. Come va la pinza coccia. Questo va qua. Perfetto. Tutto. Ok. Ma manca il terzo. Procediamo oltre. Ok, l'ultimo. Tutto ok. E ribilanciare il portaccio. Devi soddisfare anche il requisito di carica. Mi sembra giusto. Alcuni moduli del circuito forniscono una carica positiva e negativa. È fantastico. Quindi qui ci metto carica positiva. Qui negativa. Qui positiva. Qui devo girare. Ah, fortuna quello liberi. Ho come l'impressione che in futuro non sarà così facile. Beh. Obiettivo di voltaggio è 2. Ah, allora qui ho sbagliato e ce ne mettiamo uno da 2. Finito. Non sapevo. Non so niente. Abbiamo riparato tutto. Successo. Ah. Carimento schermata braccio in corso, certo. Andiamo tutto tranquillo. Vediamo se funziona. Come no? Oh, adesso sì che può fare tutto. Tiè, guarda come si stira. Che devo fare? Doc stava collaudando nuovi materiali per le protesi. Mi aveva chiesto di valutare il lavoro. Tanto vale farlo ora. Corriamo. Come l'impressione che non c'è. Oddio, no, un altro. Sostanza sconosciuta rilevata. Sconosciuta. Doc testava un nuovo materiale di contatto per le protesi. E usa frammenti e sostanze per tentare di riprodurre le linee assorbimento. L per muovere il cursore. X per raccogliere il frammento. No? Vai a questo. Ce n'è uno. E lo mettiamo qua. Vabbè, questo qua sembra facile, questo è il problema. E uno da 3. Decisamente troppo facile. Sì, modello rilevato. Che cos'era? Composto di idrogel e polimeri. Un composto di idrogel e polimeri. Ho come l'impressione. Resistente, ma dall'impedenza eccessiva. Suggerirò a Doc di cercare di meglio. Ho come l'impressione che qui svilupperò alcuni miei progetti del costume, vero? Quindi mi toccherà farlo. Ok, devo andarmene prima di peggiorare la situazione di Doc. Ma è già sistemato tutto. Ok, siamo mazza bella messa bene stamattina. Si è messa bene. Ah, abbiamo finito il lavoro. Questo bel lavoro è durato un po' meno del previsto. Comodo. Ancora. Ah, basta. Spider-Man, sono Yuri. Fisk è già arrivato a Riker. Niente, Riker. A quanto pare merita un trattamento esclusivo. È nel raft.
Ah, raggiungerà Scorpion, Electro e gli altri. Vi sarà grato, è in buona compagnia. Ne manca uno. Passare qui al distretto. Ho un problema che richiede esattamente le tue competenze. Per te, Yuri, questo è altro. Arrivo subito. Buonissimo. Focacciotti, per questa puntata è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Spero che vi sia... episodio dello show di Jameson. Vi sia... cosa pensa il mio ammiratore numero uno della cattura di Fisk. Piaciuto? Lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate. Fatemi sapere cosa ne pensate. Bentornati a Solo i Fatti con J. Jonah Jameson. Discuteremo dei problemi che affliggono la città con il vincitore del premio Pulitzer. Due volte! Il due volte vincitore del premio Pulitzer, nonché direttore del Daily Bugle. E spinge il libro! Ok, ho capito. Forse sta ascoltando quello e non lo toglierà mai, vero? Signor Jameson, non lo toglierà mai. Spider-Man, pericolo, minaccia. Nelle 24 ore successive al programma avrete una copia autografata gratuita. Niente dediche personalizzate, non chiedete, non le faccio! Va bene Focacciotti, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Io mi sto divertendo pure abbastanza, sono abbastanza soddisfatto. No, non vedi che Gagliardo adesso so falle. Ok, possiamo andare, basta, mi sto concentrando troppo. Ci vediamo nel prossimo episodio, bye.